L'uscita da questa nuova ondata di Covid sembra essere sempre più vicina e ormai strutturale il progressivo calo dei contagi, infatti, in provincia di Salerno. La curva epidemiologica nella settimana appena chiusa mostra una riduzione di oltre 1.300 casi rispetto alla precedente e di circa 2.000 contagi rispetto a 15 giorni prima. Sono stati 7.429 infatti i nuovi positivi nei 7 giorni che vanno dal 2 all'8 maggio e 9.406 casi nella settimana precedente. Il 1 maggio si era già registrata una riduzione di circa un migliaio di positivi rispetto ai 7 giorni precedenti che si erano chiusi a quota 10.881, ma a pesare sul saldo finale aveva inciso anche il numero di tamponi processati in meno per il ponte del 25 aprile, che si era aggiunto al crollo tradizionale dei test lavorati nel corso del fine settimana. Questi ultimi 7 giorni rappresentano quella che può essere l'ultimo chilometro verso l'uscita dalla pandemia. In calo infatti anche i ricoveri sia in rianimazione sia nei reparti del Covid degli ospedali. Tuttavia occorre ancora stare attenti e ci sono ancora persone che sono in gravi condizioni per il contagio da coronavirus.